Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate i capelli bagnati, me li sono appena lavati, ma sinceramente si muore di caldo, quindi questo è l'unico momento della giornata in cui mi sembra di poter sopravvivere a questo caldo atroce. Oggi volevo fare un video a tema minimalismo e visto che mesi fa ormai avevo fatto un video cose che non compro più, volevo fare un video invece delle cose che acquisto ancora, pur essendo appunto più attenta nei miei acquisti e più attenta in generale per l'ambiente e sulle cose che compro, eccetera, eccetera, che mi rendono felice, eccetera. Purtroppo ci sono ancora delle cose che io continuo a comprare che effettivamente danneggiano l'ambiente. Mamma mia, ho gli occhiali sporchissimi. Primo fra tutti sono gli assorbenti. Mi dispiace tantissimo, vorrei comprare quelli lavabili, a dire vero ne ho uno che però non ho ancora usato, non ho ancora provato perché volevo averne almeno 2-3, anche di più in realtà, 5-6 per riuscire ad avere, a fare un ciclo di mestruazioni appunto, solo con quelli per testarli un po', a vedere un pochino, invece di usarne soltanto uno e poi tutto il resto normali, perché comunque costicchiano, costano sui 10 euro assorbente, quindi insomma non è una spesa che proprio tutti hanno voglia di fare, quindi pensavo di comprarne un pochino alla volta, man mano che faccio acquisti magari sul Friendly Shop, compro qualcosa e nel mentre ci ficco dentro anche un assorbente lavabile. Avevo provato con la coppetta, in realtà ce l'ho, l'ho anche comprata, ma sinceramente non sono riuscita ad usarla e è un trauma per me. Io ho anche la dispareunia, tra l'altro, se non sapete di cosa sto parlando ho fatto un video a riguardo, che vi lascio sempre nelle schede. In sostanza io avverto del dolore più o meno forte durante i rapporti sessuali, durante la penetrazione in sostanza, e quindi ovviamente ficcare dentro un oggetto nella vagina è difficile quando si ha questo problema. Poi oltre a questo sicuramente entra in gioco l'ansia, entra il gioco di non riuscire a metterla bene. Una volta ce l'ho fatta, ma poi magari avevo troppa paura che tipo scomparisse nell'immensità della mia vagina all'interno, quindi tipo l'ho tirata fuori subito perché ero nel panico. E tra l'altro mi sono anche fatta male perché non ho tolto il sottovuoto. E insomma, il rapporto che ho con la coppetta non è sicuramente molto buono e quindi sto continuando a comprare gli assorbenti 100% cotone, perché tra l'altro costano anche, alla fine sono tipo 2,40 euro per 12 assorbenti, che ovviamente non mi durano per un ciclo ma mi dura mezzo ciclo, 12 assorbenti, perché appunto gli altri non li posso usare, devo usare per forza 100% cotone, perché altrimenti mi fa prurito, mi fa irritazione, eccetera eccetera. Insomma, sono molto delicata da quel punto di vista, sono delicata in tantissimi aspetti ma su quello più di tutti, e quindi diciamo che con la coppetta non ce l'ho fatta e sto aspettando di poter usare gli assorbenti lavabili. Un'altra cosa che compro sono i libri cartacei. A me piace tantissimo leggere in modo cartaceo, mi piace un mucchio. Mi rendo conto che però ovviamente non è un bel modo per ringraziare il pianeta di quello che fa per noi, ovviamente. Infatti comunque adesso, siccome mi è stato regalato un e-reader, tento di buttarmi sull'e-reader. Intanto sto ancora leggendo i libri cartacei che avevo già acquistato. Poi quando inizierò a comprare altri libri sicuramente li pescherò dall'e-reader, perché appunto risparmio tantissima carta e tantissimi acquisti potenzialmente inutili. Però mi sono detta che comunque se trovo un libro che mi piace veramente tantissimo lo comprerò sicuramente anche cartaceo, perché a me piace avere una bella libreria, mi piace avere tutti i ricordi dentro i libri e tutte queste cose qui. Mi piace comunque sempre di più il cartaceo perché ci posso scrivere le cose, ci posso attaccare i miei post-it, e non è la stessa cosa magari attaccarli dopo che magari l'hai già letto in digitale, però appunto li metti lì perché così, non è la stessa cosa, e quindi un po' mi dispiace per questa cosa, ma sono sicura che anche l'e-reader mi darà tantissime soddisfazioni.
Terza cosa, che è anche la cosa più banale del mondo in questi video, sono le verdure imballate nella plastica. Tendo sempre a evitarle, infatti questo lo tengo un mezzo punto in realtà. Anche quando magari ho bisogno di qualcosa che trovo solo nella plastica, tendo comunque a non comprarlo se non è super urgente. Però mi rendo conto che magari sono particolarmente di fretta, non riesco ad andare dal fruttivendolo, vado nel supermercato più vicino, mi servono per forza i pomodori perché sto facendo una ricetta in cui mi servono i pomodori e li prendo nella plastica. È sempre qualcosa di molto estremo, proprio l'ultima spiaggia che mi concedo, però appunto mi capita di farlo, poi mia mamma lo fa sempre. Io cerco di evitarlo, ma mia mamma sinceramente lo fa sempre, quindi lei prende plastica come se non ci fosse un domani, quindi. Quarta cosa è il sapone liquido. Purtroppo io, giusto perché sono molto sensibile, come vi dicevo prima, è molto delicata, ho una pelle particolarmente secca, quindi non riesco ad usare la saponetta. Per le mani ancora la uso, compro quella, uso quella, perché poi magari mi metto della crema per le mani ogni tanto, eccetera, e quindi riesco ad affrontare questa cosa. Però quando mi lavo, se mi lavo con la saponetta, mi sento veramente super secca, super tirare, mi si desquamano le gambe. E quindi onestamente secondo me non ne vale la pena. Ho provato come sostituto un bagnoschiuma di Lush solido, ma sinceramente si scioglie e poi comunque te lo vendono confezionato nella plastica. Però si scioglie, cioè se proprio si squaglia, devo tenerlo in frigo, tirarlo fuori quando mi lavo e poi rimetterlo in frigo, però sinceramente nel mentre che aspettavo di usarlo perché finivo qualcos'altro, cioè sinceramente ho anche perso il prodotto perché non sapevo che si sciogliesse. Cioè tutti gli altri prodotti tipo i balsami, gli shampoo eccetera che io ho provato di Lush non si sono mai sciolti, invece questo qua sì, e quindi no. Eventualmente ho pensato di comprare anche il bagnoschiuma proprio nella boccettina di plastica sempre di Lush, perché poi potevo riportare la boccettina di plastica che sarebbe stata riutilizzata da loro, però sinceramente costa 20 euro. 20 euro per un bagnoschiuma, solo perché poi lo posso riportare indietro, è un po' troppo, almeno per le mie tasche disoccupate in questo momento. Quinta cosa, trucchi. Ne compro veramente pochi, non sono una persona ossessionata di trucchi, anche perché non mi trucco mai, come potete vedere, cioè, quando faccio i video mi sforzo proprio di truccarmi, perché non mi piace, però nelle occasioni speciali ogni tanto così mi diverto molto e mi piace sperimentare e cose del genere, quindi mi piace avere proprio le cose essenziali. In realtà non ho tutte le cose essenziali, perché per esempio la cipria non ce l'ho, un bronzer non ce l'ho, un correttore non ce l'ho, io non ho un correttore. Praticamente io metto il fondotinta, l'illuminante, mi trucco gli occhi, mascara, rossetto e via. Però insomma, quelle cose che ho ci tengo e mi piacciono, le uso e sono molto felice insomma di averle, però ovviamente sono confezionate nella plastica, sono un rifiuto. 6 cose da Amazon. Allora, in realtà sono molto migliorati perché impacchettano sempre col cartone adesso, mettono sempre la carta dentro gli imballaggi, quindi sono molto contenta di Amazon, ma in generale non è un'azienda che vorrei sostenere perché non ha dei principi etici molto interessanti, ecco, diciamo così, soprattutto per i lavoratori, insomma, non è sicuramente il top del top Amazon come azienda e quindi preferirei non comprare da lì. Però ogni tanto compro anche di lì perché è comodo, perché ti arriva subito, perché ci sono tantissime cose, non hai le spese di spedizione. Insomma, mi rendo conto che è molto molto comodo, però quando posso compro da qualche altra parte e preferisco così, insomma, piuttosto che focalizzarmi là. 7 vestiti di fast fashion. Sì, purtroppo li compro, ne sono vittima, e anche perché appunto... sinceramente per certe cose una persona non può permettersi di comprare cose sempre da un punto di vista etico, perché costano veramente tanto. Io per esempio quando arrivavo al ristorante dovevo prendere sempre leggings e camicie, e dovevo averne tante perché dovevo appunto fare il cambio d'estate, poi mi cambiavo tutti i giorni, se non 2 volte al giorno, se magari avevo anche 2 turni, e quindi sinceramente
se una camicia già mi costava 15 euro e non mi andava neanche tanto di spenderli perché tanto non l'avrei mai più usata, pensate se avrei dovuto prendere 10 camicie, ognuno da 80 euro. Sinceramente non me la sarei mai sentita di fare una spesa del genere, così come i leggings. Perché appunto non sono cose che poi si riutilizzano, non sono cose che poi ci interessa avere, ci serve soltanto per lavoro, che magari non è un lavoro che ci durerà per sempre e che appunto non useremo mai nella vita e che poi daremo via semmai 8 piante. Come saprete, credo, mi sto appassionando molto di piante, quindi adesso mi sono messa a comprare piante. Ma come ben sapete, i vasi in cui ve li danno sono di plastica e quindi tecnicamente non sarebbe molto a favore dell'ambiente comprarle, perché vengono prodotti tantissimi vasi di plastica. Io tendo sempre a comprare i vasi di coccio o di terracotta, perché fanno sia meglio alle piante in realtà, perché traspirano di più, sia perché appunto ogni volta che cambio vaso, perché magari la pianta cresce, non voglio comprare dei vasi di plastica. Tuttavia è anche vero che i vasetti di plastica comunque si possono riutilizzare, si possono mettere via per fare delle talee, eccetera eccetera, però appunto capita tantissime volte che invece li buttiamo via e basta, e quindi anche lì sempre l'ambiente non ringrazia da quel punto di vista. Cioccolata in realtà sto sempre attenta a comprare fair trade o comunque quelle certificazioni lì, in modo da essere più o meno sicura che non siano state sfruttate le persone che ci hanno lavorato dietro. Però la cioccolata è comunque avvolta dall'alluminio. In realtà l'alluminio non è una cosa così malvagia, è meglio della plastica, perché qui in Italia c'è un alto livello di riciclo dell'alluminio, quindi in realtà se si fa una corretta, oddio, mi sono già dimenticata come si chiama, mezz'ora a pensarci, raccolta differenziata, in realtà c'è un'altissima possibilità che appunto venga riciclato, anche perché è molto più semplice da riciclare rispetto alla plastica, però cioè, potrei anche evitare, visto che comunque la cioccolata non fa bene, eccetera, eccetera, però io ogni tanto sinceramente me la permetto. È vero che la comprerò una volta al mese, però potrei evitare, ecco. Le agende io cartacee non ce la faccio rinunciare, sinceramente. Sono 2 anni che ne ho una e a me piacciono tantissimo. Cioè, l'esperienza di scrivere su carta le cose, anche i film che guardo, i libri che leggo, i miei impegni, i miei orari di lavoro, non so, mi dà una gioia immensa e è un'esperienza impagabile, sinceramente. Quindi ecco ragazzi, queste sono le 10 cose che io compro ancora, nonostante stia più attenta con i miei acquisti su, appunto, per via dell'ambiente. Non è un video che vuole essere polemico, nel senso che non sono cose che una persona si deve sforzare, una persona deve stare senza tutto perché altrimenti rifiuti, eccetera. Era solo un esempio per dire che anche tutte quelle persone che si impegnano per sconfiggere l'uso della plastica, si impegnano per cambiare il proprio modo di vivere, comunque possono sbagliare, comunque possono produrre rifiuti perché ne siamo circondati, sinceramente è impossibile non produrne neanche uno. Basta alla fine rendersi conto di cosa si compra, del perché lo si compra, farsi un attimo un check-up delle cose che magari ci sembra che non ci siano alternative quando in realtà magari ci sono, e se abbiamo qualche vizio come ce l'ho io per i libri cartacei o per l'agenda, sinceramente io non mi sento di condannare nessuno, perché non è questo il punto. Bisogna appunto vivere serenamente. Io sono dell'idea che bisogna comprare le cose che ci fanno stare bene, con attenzione certo, cercare le alternative sostenibili sempre, perché moltissime volte ci sono anche quando appunto non ci sembra. Però appunto senza essere troppo ossessionati da questa cosa, senza essere troppo con l'ansia, non si può vivere così. Dobbiamo cercare di lavorare su noi stessi, ma anche perdonarci per gli errori che facciamo e per le nostre fisse, sinceramente. Perché io, ok, avrò un'agenda l'anno,
però onestamente, confronto a tantissime altre persone, produco il 99% di rifiuti in meno, quindi comunque sono meglio di molte altre persone, anche se ho l'agenda cartacea, ecco. In tutto questo i miei capelli ormai si sono tipo quasi asciugati, ormai non sento più il fresco addosso. Vi mando un grossissimo bacione, quindi questo video è finito direi. E niente, quindi direi che ci possiamo vedere il prossimo video e vi mando un grossissimo bacione, speriamo che sia un po' più fresco. E ciao!